Sì, hai detto bene. Nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima gara. Chiaramente inizi sotto di un gol, concludi subendo il secondo gol. Tenerla viva era importante per affrontare diversamente il secondo tempo. Poi l'espulsione ha decretato la fine di questa partita, che penso nel primo tempo abbia visto solo ed esclusivamente lo Spezia giocare, ma in questo momento non mi sento di parlare di prestazioni o non prestazioni. Siamo di sotto delle aspettative, non stiamo riuscendo a far punti, che è quella la cosa più importante. Chi vince ha ragione, chi perde come me adesso è qui a spiegare, ma capisco benissimo come funziona e non possiamo essere contenti e dobbiamo, per forza di cose, domenica abbiamo un'altra partita. Mi dispiace per quei tifosi che sono arrivati da Spezia, ci tenevamo a farli contenti, a dedicargli qualcosa di diverso. Mi dispiace e chiediamo scusa a tutti. 50 secondi, che si compromette una partita, che è normale che si mette subito in salita. E poi vabbè, abbiamo giocato, abbiamo proposto, come al solito fuori casa riusciamo ad esprimerci bene, il gol ci poteva stare. Ma è dura poi cominciare con l'handicap ed è stata difficile, infatti non siamo riusciti a mettere a posto la situazione. Il giocare bene alla fine deve essere concluso con qualche risultato, ultimamente non stanno arrivando. E vai a spiegarle alcune partite dove meritavamo molto di più, ma non raccogliamo niente. Ci rimane che se non tiriamo fuori qualcosa in più, chiaramente si va in difficoltà. E, ripeto, c'è da chiedere soltanto scusa perché ci si aspettava di più, dobbiamo fare di più, qualcosina manca, ma dobbiamo ricercarlo noi, guardandoci negli occhi e cercando di uscirne fuori al più presto.